Tutti e bentornati sul mio canale. Vi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella così ogni volta che vi arriverà uscirà un nuovo video vi arriverà la notifica sul vostro cellulare. Altra cosa importante, iscrivetevi al canale, andate sui miei canali social Facebook, Instagram e Twitter per essere sempre aggiornati. Soprattutto stiamo sempre di più ingrandendo la The One TV. Se andate sui nostri social vedrete i post, le storie, tutte create da noi. Vi raccomando, andate lì sopra e scrivete se vi piacciono oppure no, se c'è qualcosa da migliorare, qualcosa da lasciare o c'è qualcosa che non piace. Vi raccomando, dateci una mano perché la vostra interazione è molto importante per crescere come canale e come tutto. E per questo motivo vi voglio sempre ringraziare perché sto vedendo un grande supporto e di questo sono molto contento. Ora analizzeremo la partita Italia-Inghilterra. Italia-Inghilterra è stato uno schifo totale, perché non ci dobbiamo nascondere, l'Inghilterra ci ha preso a pallonate, tutto il primo tempo non abbiamo toccato pallone e qualcuno di voi sicuramente si sarebbe aspettato che io arrivo ora davanti al microfono e dire: ah, l'avete visto, l'Italia senza la Juve, senza l'Italia, senza il giocatore della Juve fa questa fine. Non lo dirò mai, perché io, essendo che sono una persona preparata, una persona che sa quello che dice, io dico onestamente che se su questa squadra c'erano anche i giocatori della Juve, oggi l'Italia avrebbe perso lo stesso, perché è stata superiore in tutto l'Inghilterra, è stata superiore in tutto. Il problema è che gli è andata male gli anti-juventini, quelli del cerchio magico, che erano già pronti a scrivere su Twitter, su Facebook, su Instagram, a scrivere cosa? L'avete visto? L'Italia può vivere senza la Juve. Essendo che hanno perso, essendo che ha perso l'Italia, alcuni si sono buttati in altri modi ad attaccare Mancini, altri hanno scritto i tifosi del San Paolo in questo anno, ultimamente hanno visto lo spettacolo di giocatori bravissimi, però un tweet davvero senza senso, perché se tu parli della nazionale, parla della nazionale, non parla del Napoli. Il Napoli sta facendo un campionato pazzesco, sta facendo un campionato bellissimo, però io mi ricordo pure il campionato che ha fatto lo scorso anno, non è che il Napoli è una vita che gioca bene a calcio. Il Napoli l'ha giocato lo scorso anno e ha giocato pure male, quest'anno non si può dire niente, però se tu giornalista su un tweet per l'Italia parli del Napoli, allora è giustamente che ti attacco su quello che scrivi, ed è giusto così. Andiamo ad analizzare la partita, che poi analizzeremo. Una partita dove l'Italia nel primo tempo, lo ritorno a dire, è stata presa a pesci in faccia. Devo vedere la formazione, signori miei, ma dove vogliamo andare? Donnarumma in porta, Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola, Barella, Giorginio, Verratti, Berardi, Retegui e Pellegrini. Allora, Donnarumma non si può dire niente, perché o gioca Donnarumma o gioca Meret, e lì è il problema. No, non ci sta. Poi il centrocampo. Scusate, la difesa, abbiamo Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola, benissimo. Se tu vuoi fare una squadra per andare agli europei, ci sto, te la puoi giocare con Di Lorenzo e Spinazzola, perché sono fra gli europei fra 2 anni e ci sta bene. I due centrali non ci stanno bene, togliamo che manca Bastoni, però a questo punto metti a portata a Scalvini, metti a Scalvini, perché dobbiamo cominciare a crescere, dobbiamo cominciare a fare bene, però no, non mette a Scalvini, ma mette a Toloi, cioè, con tutto il rispetto, Toloi e Acerbi facevano la panchina della panchina, perché non sono giocatori, per me non sono giocatori nazionali, possono essere nazionali, però sono riserve. Poi andiamo al grande centrocampo, perché in questo grande centrocampo ancora abbiamo a Barella. Signora, ancora qualcuno pensa che Barella è un fenomeno. Barella è il giocatore di 80 milioni. Barella è il fenomeno. Barella è quel classico giocatore che io l'ho visto 3 volte in campo ieri, giocare pallone 3 volte, cadere per terra, alzare le mani, solo a lamentarsi. Altro Barella in campo, niente. Altro Barella in campo, niente. Jorginho sta passando il suo momento peggiore della carriera. L'avevamo lasciato al picco quando abbiamo vinto l'Europeo, ha vinto la Champions. Da lì in poi è andato sempre più a scendere. E l'abbiamo visto al Chelsea, non gliel'hanno rinnovato il contratto, poi l'hanno venduto per 15 milioni
all'Arsenal non sta neanche giocando, non è neanche titolare. Poi andiamo all'altro fenomeno del calcio italiano, Verratti. Verratti è 10 anni che non consideriamo il giocatore più forte dell'Italia. Io dico, per fortuna lo consideriamo, per fortuna, perché Verratti non è giocatore più. Verratti, quando doveva fare il gran salto di qualità, ha preferito i soldi del Paris Saint-Germain. Poteva essere il più grande centrocampista d'Italia e anche d'Europa, la verità. Ma quando tu preferisci i soldi al campionato scarso come quello del francese, perché il campionato francese è scarso, parliamoci chiaro. Se noi andiamo a vedere dei giocatori che giocano in Francia, nella nazionale francese, quanti ne giocano nel campionato francese? 3. Tutti e 3 del Paris Saint-Germain. Altri non ne gioca nessuno in Francia. Però noi andiamo a prendere in attacco, a centrocampo, un giocatore che gioca nel campionato francese. Consideriamo il più grande talento del calcio italiano a centrocampo, cosa che non è vero. Semplicemente non è vero. Perché in Ligue 1 fa il fenomeno, va in Europa e il Paris Saint-Germain esce sempre agli ottavi. E lui fa partita bruttissima. Abbiamo visto il primo gol prendere dal Bayern Monaco a Monaco. L'abbiamo visto con tutta la colpa di Verratti che ha perso il pallone. Poi andiamo a vedere l'attacco. Belardi ci sta perché sta facendo un campionato perfetto. A me piace. Retagui. Che vogliamo, signori miei? Noi stiamo prendendo un giocatore che si è allenato 3 volte in Italia, non parla italiano, ha fatto un tempo brutto ma come tutta l'Italia, poi ha avuto mezza occasione gol con un passaggio prezioso di Pellegrini e ha segnato. Il problema è questo qual è? Che ce lo vogliono fare passare come il grande fenomeno, il grande giocatore, è un buon giocatore, signori miei, ma parliamoci seriamente. Se Retegui era così forte, era questo fenomeno, il CT Scaloni dell'Argentina se lo faceva partire via, non lo chiamava in questa convocazione. Secondo voi, se era questo fenomeno, se qualcuno l'ha fatto passare come il nuovo Battistuta, vi rendete conto? Come il nuovo Battistuta. Ma se era tutto questo fenomeno, l'Argentina, perché l'Argentina deve fare cambio generazionale anche in attacco, perché ha Messi che ha 35 anni, 34 anni Di Maria, poi a chi ha in attacco c'è Martinez, Alvarez, là, però i due pilastri, Messi e Di Maria, stanno andando verso anche a fine carriera. Oltre ad Alvarez e a Martinez ci sono altri, non mi ricordo se ci sono altri, però se questo qua, Retegui, era così forte, era questo fenomeno, Scaloni se lo faceva portare via. Nel momento in cui Bremer, il Brasile, ha sentito puzza di bruciato, che l'Italia poteva convocare, come si chiama? Tite? L'ha chiamato per un'amichevole, poi l'ha portata ai mondiali perché ha fatto bene, non quanto. Però appena ha sentito puzza e bruciato che poteva prendere un difensore buono, l'ha portata per un'amichevole, l'ha fatto giocare, lui è brasiliano. E io dico questo può essere il nuovo Battistuta, ma no, non lo metti in dubbio. Però signori miei, se non mettiamo titolare in una partita Italia, Inghilterra, un giocatore che gioca nel campionato argentino, andiamo a vedere che neanche Scaloni mette giocatore che gioca nel campionato argentino titolare nell'Argentina, qualche domanda me la farei. Poi c'è Pellegrini messo fuori ruolo, non capisco questa decisione di Pellegrini metterlo fuori ruolo, non lo so, ognuno ha le sue decisioni. Poi io posso capire che con Zaccagni ha avuto quel diverbio perché è stato convocato, è andato via, ha fatto finta di essere infortunato, lo posso capire tutto, ma se questo motivo, essendo che Mancini è una persona intelligente, essendo che io penso che Zaccagni è pure una persona intelligente, basta parlarsi, basta che pubblicamente Zaccagni chieda scusa, io penso che Mancini lo convoca
invece di mettere Pellegrini fuori ruolo, invece di mettere Pellegrini fuori ruolo. Che dire, in questo momento è così. E non stiamo parlando di un Inghilterra che nel primo tempo poteva vincere 3-0, poteva vincere 3-0, perché se, come si chiama, il giocatore del Manchester City, come Grealish, al 45esimo, porta libera, sbaglia quel gol, perché quello è un gol che è più facile, più facile segnarlo che sbagliarlo, lui è riuscito a sbagliarlo, finiva 3-0. Non si poteva dire niente. Sì, ma poi senti la risposta, come hanno detto, la risposta, la grinta, l'Italia nel secondo tempo ha messo le corde l'Inghilterra. No, no, l'Inghilterra nel secondo tempo. L'Inghilterra nel secondo tempo ha cominciato a rallentatore, ha cominciato a gestire la partita. Poi lì hai avuto una bellissima azione, una palla inventata da Pellegrini. E te qui è riuscito a bucare la palla del 2-1, però non c'è stato niente. Poi Sean, come si chiama? Il giocatore del Manchester United, Shawin, non mi ricordo come si chiama, si è fatta morire, ha preso due gialli nel giro di 5 minuti, è stato uno stupido. E lì giustamente l'Italia, essendo che era in 11, contro 10, ha cercato la vittoria, però ha fatto poco e niente, poco e niente. Senza che ci saltiamo per mezza reazione, una reazione dove abbiamo giocato contro l'Inghilterra, che non è una delle top squadre inglese mondiale, è uscita qua agli ottavi di finale contro la Francia. Sappiamo che l'Inghilterra, cioè, quelle partite che te le fa benissimo, poi quelle partite che te le fa brutte, un'Inghilterra che è l'eterna incompiuta del calcio europeo. Noi facciamo schifo, però ci esaltiamo perché abbiamo un presidente Gravina che in ogni città che va, basta che fa la lavata di faccia della squadra, della città che è, va bene così, non abbiamo riforme, non abbiamo niente. Poi abbiamo sempre gli stessi giocatori, abbiamo gli stessi dirigenti, il presidente della FIGC, lo stesso allenatore, parlano di giovani qua e lì, non c'è un cambio generazionale, i club non fanno giocare. Poi la Juve ti fa giocare tre giovani, Miretti, Locatelli e Fagioli, non ne convoca nessuno dei tre. L'Udinese ti fa giocare come si chiama? C'è Parisi, poi c'è Colombo, c'è Udoge. E tu non li convochi, preferisci altre soluzioni, va bene così. Poi abbiamo Tonali, non lo so perché non lo mette. Poi su un'altra cosa, tu in questo momento hai una fascia di Lorenzo che potresti fare giocare bene su Politano, già che si conoscono, non fa giocare Politano. Ma giustamente non lo fa giocare Politano perché c'è un Belardi che sta facendo bene, un Belardi che sta facendo bene. Però altrettanto io non riesco a capire. Convocazione senza senso. Non è che rischiamo di uscire, perché sarebbe il colmo, sarebbe davvero il colmo, però intanto abbiamo già 3 punti meno, siamo quinti perché abbiamo perso 2-1, la Macedonia ha vinto contro Malta e l'Inghilterra ha vinto. La Macedonia, qualcuno forse sta dimenticando, la Macedonia ci ha buttato fuori dai mondiali. È anche vero che su quella grande partita sono state attaccate e le persone si dovevano dimettere, però essendo che sono belle attaccate alla poltrona, sono attaccate, belle attaccate alla poltrona. Sappiamo benissimo che Mancini, dopo quella del Black, ha cercato in tutti i modi di dimettersi, però qualche presidente ha fatto di tutto, forse l'ha convinto, ed è stato l'errore di Mancini farsi convincere, perché secondo me già dopo la non conquista del mondiale, secondo me si era rotto già qualcosa. Noi in questo momento stiamo tenendo un allenatore che può essere bravissimo, ci ha fatto vincere l'europeo, e per me Mancini doveva andare dopo aver vinto l'europeo, se no ha fatto lo stesso errore che ha fatto Lippi quando è tornato dopo il mondiale di Germania, quando è stato chiamato per il mondiale di Sudafrica per conoscenze e ha fallito nel Sudafrica. La stessa cosa ha fatto Mancini. Secondo me un CT dopo aver vinto deve lasciare la nazionale, perché
vai al rischio che ora si trova un Mancini che tutti l'avrebbero dovuto portare qui sopra per campionato mondiale senza la federazione, senza che Gravina si prenda i meriti, perché Gravina in quel mondiale, in quello europeo che abbiamo vinto, non ha nessun merito. Non ha nessun merito Gravina. Gravina, non lo torno a dire, quel mondiale che abbiamo vinto non ha nessun merito, ce l'hanno tutto, Mancini, il suo staff e i giocatori. Gravina non ha nessun merito, però si è preso il merito di un presidente che non ha, non fa riforme, un presidente che quando ha perso lo sponsor principale, e non so se lì Gianelli che l'ha voluto dargli una lezione. Non è riuscito a trovare uno sponsor italiano, si è dovuto andare ad accontentare di prendere uno sponsor tedesco, la Volkswagen, per un anno e mezzo. Poi dopo l'Europeo pure la Volkswagen ci lascia. Noi andremo a fare l'Europeo, sempre se ci qualifichiamo, in Germania con uno sponsor tedesco. Secondo voi la Volkswagen, per chi farà il tifo in Germania? Per l'Italia? Penso di no. Però questi sono i grandi meriti del presidente Gravina, cosa che si doveva dimettere, e mi spiace che Mancini ha sentito, forse è stato convinto da Gravina, essendo che Gravina non voleva lasciare quel posto, neanche veniva preso a fucilate, perché è così attaccata alla poltrona, e ha rovinato un allenatore come Mancini, perché Mancini, da grande uomo, aveva capito che aveva fallito la qualificazione mondiale se non voleva andare. Però Gravina ha detto di no, ed è successo questo, che è rimasto, e queste sono le conseguenze, perché c'è ormai un popolo, c'è una tifoseria che, se andiamo a vedere, non sopporta più Mancini, non sopporta più la FIGC, e così, perché se andiamo a vedere i commenti sui social, sono tutti contro Mancini e contro Gravina, senza riforme, senza niente. Poi ci lamentiamo che non facciamo giocare i giovani in Serie A, quando la squadra li fa giocare non vengono convocati. In questo momento il centrocampista più in forma del campionato italiano, del calcio, del campionato italiano, Locatelli, non viene convocato. Tonali, che è una forza della natura, viene tenuto in panchina. Andiamo avanti così. Vi iscrivete al canale, attivate la campanella e vediamo. Sicuramente entro stasera uscirà un altro video, perché sto preparando un altro video, e alla prossima. Ciao! Speriamo con Malta a meno di fare i 3 punti, speriamo, perché se questa è Italia, penso che sarà anche dura con Malta. Ciao ciao!